Questa è la partitura probabilmente più specifica di Puccini. Per esempio in orchestra ritroviamo strumenti e melodie particolari, melodie tipiche caratteristiche del Giappone e strumenti come il tam-tam giapponese, gli uccellini, le campane, che rievocano un'orientalità assolutamente spiccata. Violin is always a very, very important instrument, of course, in all orchestra works, especially in opera and especially in Puccini, which is, makes it such a pleasure, actually. The violin has an important role and is doubling almost all of the melodies, especially in the upper voices, in the soprano and the mezzo soprano, sometimes also tenor. Si lavora sempre rispettando ciò che il compositore voleva. Puccini, soprattutto in Butterfly, è molto didascalico, nel senso che scrive esattamente tutto quello che vuole, ovviamente filtrato dalla nostra sensibilità. Bisogna sempre fare molta attenzione e rispettare il ruolo di Cho-Cho-San, perché il ruolo di Cho-Cho-San è l'unico ruolo nella produzione, credo pucciniana in generale, ma non solo, in cui il soprano canta dall'inizio alla fine. We just play normally when, and when he wants to give a little bit of a more metallic sound, we go towards the bridge and so there's parts that he used this. So he wants mystery and a little bit of eeriness to it. There's also, of course, when he wants a little bit of Japanese, of oriental flavor, we have what we call pizzicato.